Oggi siamo bucolici e parleremo della relazione tra la paura e la rabbia. Pensa a quante volte ti capita di arrabbiarti oppure, peggio, di reprimere la rabbia. E pensa ai modi con i quali cerchi di affrontare la faccenda della rabbia. Solo che molto spesso il nostro tentativo di gestirla è vano. Forse potremmo considerare il fatto che in realtà la rabbia, o meglio, la vera natura della rabbia, nasconde la paura, l'oscura signora. Ripercorriamo il nostro viaggio. Dicevamo che la paura prima di tutto è interruzione e quindi blocco della vita e quindi minaccia di esistenza quando è drammatica, come nei casi di appunto minaccia di morte. Poi è quindi blocco energetico, poi è, abbiamo detto, dolore e quindi ricerca di piacere, che rimane insoddisfatto per forza di cose. E ora stiamo parlando della rabbia. Che cosa mi fa arrabbiare alla fin fine? Qual è la vera natura della rabbia? La vera natura della rabbia è che proviamo dolore. C'è qualche cosa che ci fa male, no? Giusto? Ci fa male, tipo ci fa sentire incapaci, impotenti, feriti, non compresi, violentati. E così via. Quindi la rabbia è rabbia per un dolore che viviamo. Ma questo dolore che viviamo, in realtà, cos'è che ci fa male del fatto di sentirci inferiori o di sentirci feriti o non compresi? È la paura di soffrire di nuovo. Paura che venga minacciata la nostra immagine di noi stessi, la nostra capacità di vivere in modo soddisfacente. Quindi, se io mi accorgessi che ogni volta che mi arrabbio ho paura di qualche cosa, e se io vedessi di cosa ho paura e accettassi, mi rendessi conto che in realtà la paura è solo un'ombra sul muro, è solo un'interruzione del flusso vitale. Solo, tra virgolette. E quindi mi riconnetto col mio sé, col flusso vitale. Ecco che creo le condizioni per padroneggiare meglio la paura. Non dico che abbiamo la soluzione a tutti i nostri problemi. Dico che comprendiamo come padroneggiare la rabbia. E allora è così anche nell'altro. Se io vedo in chi si arrabbia la sua paura, la paura della sua anima, diventa più facile per me avere compassione, accoglierlo, cercare di vedere la sua anima dietro quella aggressività, quella violenza, quello scatto di ira, anche quello scatto di violenza. Anche qui non dico che bisogna giustificare, ma comprendere, vedere cosa c'è dietro. Quindi, vedere la vera natura della rabbia come paura mia e dell'altro ci aiuta, da una parte, ad esprimerla accogliendola, accettandola, ad esprimerla nel modo più sano possibile, a guarire a poco a poco la nostra paura mettendola fuori. Ecco qua, mi fa arrabbiare questo. Mi fa arrabbiare perché mi fa male e mi fa male perché mi fa paura. Ecco qua la mia paura. Ecco chi sono. Un bambino spaventato che si arrabbia. Una bambina spaventata, ferita, che urla la sua impotenza. Quindi, ecco qua, sono in viaggio. Eccoti qui, sei in viaggio. Non è forse più facile in questo modo
comprendere e ci aiutarci l'un l'altro, utilizzando questa forza immensa della rabbia che è, alla fin fine Eros, no? Alla fin fine quello slancio vitale che si esprime, che trova la forza di esprimersi solo attraverso la rabbia, ma ben venga se la riconosco e se la riconosco nell'altro, la vedo come fuoco, come Eros, come slancio vitale, mi diventa più facile averne a che fare, non vi pare?